più o meno sospese. Al pari della personalità degli strumenti, anche i processi delle loro facoltà sono rimasti fino ad oggi indecifrabili. In linea generale si può dire che per le loro manifestazioni è necessario uno stato di trance, ossia di ipnosi autoindotta, che può essere profonda o leggerissima. La trance sembra manifestarsi, perlomeno di preferenza, quando le attività del pensiero cosciente vengono più o meno sospese. Tuttavia, nella medianità spontanea, ad esempio nei fenomeni di poltergeist, quando lo strumento è di solito un adolescente inconsapevole, la trance non sembra necessaria. I ragazzi che sono al centro del poltergeist non presentano alcun comportamento particolare, sono sempre coscienti, parlano e agiscono in modo del tutto normale. In questi casi si è portati a supporre degli stati di trance minimi o tali da presentarsi per momenti brevissimi e impercettibili sia dai presenti sia dal soggetto stesso. Questo potrebbe avvenire nei casi in cui il canale non cade apparentemente in trance, come avveniva, esempio importante, a Elisabeth d'Espérance, o in alcuni casi di bilocazione in cui né il soggetto né chi lo osserva si rendono conto del fenomeno. Per quanto riguarda la medianità adolescenziale, la trance non sembra necessaria, perché in questa età avviene il congiungimento del corpo fisico e astrale col corpo mentale. Commento. Elisabeth d'Espérance, 1852-1919, famoso strumento inglese degli inizi della medianità organizzata, capace di produrre effetti sia fisici che psichici. Fin da bambina rivelò doti paranormali e a 20 anni cominciò a tenere riunioni nel corso delle quali si materializzavano interi fantasmi. Leggendarie le materializzazioni di fiori e piante, alte fino a 2 metri, eseguite in piena luce. La d'Espérance non aveva una trance completa, ma rimaneva quasi sempre sveglia. Fu studiata da vari ricercatori, tra cui Laksakov, il quale testimoniò che quando si materializzavano i fantasmi, il corpo dello strumento si smaterializzava in parte o anche interamente.